Benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale di Canale 3. Pomeriggio a Siena per Barack Obama e la moglie Michelle, ospiti nella tenuta, lo ricordiamo, Borgo Finocchieto, vicino Buon Convento, di proprietà dell'ex ambasciatore John Phillips. L'ex presidente USA è arrivato con la scorta in Piazza del Mercato per poi entrare a Palazzo Pubblico, come vediamo in questa immagine pubblicata sul profilo Facebook del primo cittadino. Era stato proprio il sindaco Bruno Valentini ad invitarlo a vedere il restauro della maestà di Simone Martini. Al suo arrivo ha salutato i giornalisti e qualche curioso, quindi è stato raggiunto dalla moglie che, arrivata poco prima, si era intrattenuta nel centro di Siena per fare shopping. Michelle è entrata in un negozio di borse, in una gioielleria e in negozio di cappelli dove ha provato più modelli di Panama, proprio come aveva fatto alcuni giorni fa a Montalcino. Obama in camicia bianca e pantaloni scuri, senza giacca e cravatta, come vediamo nella immagini. Michelle invece con top bianco, pantaloni verdi e occhiali da sole. Molti curiosi e turisti americani in Piazza del Campo, da dove si è levato anche un saluto verso la ex First Lady. "We love you", ha detto qualcuno. Se noi abbiamo pagato, non volevamo nemmeno entrare in chiesa, poi nostra zia ci ha convinto ad entrare e abbiamo beccato il presidente. A noi due siamo stati fortunati perché siamo stati gli unici che ci ha dato la mano, è stato molto gentile. Che cosa vi ha detto? Ha detto grazie, grazie della visita. Ho fatto la foto con il personale, è stato gentile, è stato lui. Beh, bella emozione, no? Sì. Siamo stati fortunati. Obama, are you having fun? Ma per noi è un grande onore avere qui una personalità di questo livello, che un riconoscimento per la nostra città, per le terre di Siena. È venuto sia l'ex presidente Barack Obama, sia sua moglie Michelle, che mi risulta abbia fatto un po' di shopping in via di città. Si sono ritrovati nel cortile del Podestà e poi sono saliti insieme a me su nel Museo Civico, quindi hanno ammirato il restauro della maestà e poi siamo trattenuti abbastanza a lungo, oltre che nelle altre sale, in particolare nella sala del Buon Governo, dove la guida ha spiegato qual era il senso di quel messaggio. Mi sono sembrati sinceramente ammirati di vedere il risultato di tanta storia e di tanta bellezza. Ci hanno fatto complimenti e erano insieme anche con i loro amici. La visita era strettamente personale, quindi anche se gli ho dato un dono, però certamente non era una visita ufficiale. E ora sono in un'altra parte della città a godersi lo straordinario tesoro di Siena. Che dono è stato fatto? Dei libri sulla storia della città e il costituto. Sì. Si sono affacciati, abbiamo visto aprire no, perché il tempo che avevo a disposizione era molto breve. Le ho messo a disposizione questo affaccio, ma credo che questo affaccio lo avranno dal facciatone. Quella nera, no? Sì, quella nera.